Qual è stato il tuo percorso con la radio che mi pare ti abbia portata da Trieste a Roma? È vero. Allora, che brava Martina Seleni che fa queste domande e uno deve veramente raccontare e raccontarsi. Io vorrei ispirarmi a Franca Valeri che dice di essere reticente, cioè di non che non è bene, cioè consiglia a tutti di non parlare troppo di sé. Allora, cosa possiamo dire? La radio è quell'aggeggio fantastico che tu puoi sentire dappertutto. A me piace della radio la discrezione e il fatto che tu la senti e basta, quindi puoi immaginare di tutto quello che vuoi di chi conduce, puoi immaginare le loro facce, al tempo stesso puoi fare dei viaggi incredibili con la musica. A un certo punto, scoccati i 33 anni, mi sono detta: ma perché non provare a fare il salto dalla grande provincia alla grande bellezza, alla grande capitale? E ho fatto uno zainetto molto, insomma, non si capiva che io avrei, che non si capiva, io stessa non lo sapevo che stavo decidendo di trasferirmi. Venivo in realtà per fare l'esame di giornalista professionista e avevo veramente lo stretto necessario, insomma, un cambio di un paio, due, tre paia di mutande, una maglietta, un maglioncino e l'esame poi è andato molto bene e io ho iniziato a bussare a tutte le porte possibili e immaginabili, tra cui anche quella della radio, di Radio 2 nello specifico, che era il mio grande sogno. Io avevo collaborato con la Rai regionale del Friuli Venezia Giulia, però mi piaceva la linea così di varietà anche intelligente di Radio 2, quindi mi sono incaponita, volevo incatenarmi al cavallo di fuori dalla Rai di Viale Mazzini, non l'ho fatto e piuttosto mi sono presentata a quello che era il direttore dell'epoca, Sergio Valsania. Un brevissimo colloquio e da lì così, un lungo percorso, un bel decennio. A Trieste non si poteva? A Trieste non si poteva. Allora, la domanda è bella, è provocatoria, ma la risposta dovrebbe essere molto semplice. Non è questione di non potere, mentre in sottofondo sentiamo, a proposito di radio, dei cani, perché ci troviamo in realtà nel parco riservato ai cani, dove gli umani raramente possono entrare da soli, noi abbiamo potuto perché c'è la televisione, insomma, perché tu hai questa telecamera. No, a Trieste forse si poteva, ma alcuni di noi sentono nella vita dentro qualcosa, una specie di fuoco, di desiderio fortissimo al quale non riescono a dire di no, quindi io sentivo proprio il bisogno di aprire un orizzonte. Insomma, io quando mi trovavo davanti al Molo Audace con quel mare meraviglioso, pensavo proprio agli orizzonti più larghi di quelli di Trieste. Quindi è così che sono partita. Sono partita con un fantastico biglietto di sola andata. Il signore alla stazione la fa bene. Però Sì. Nel Trieste ti è rimasta sempre nel cuore, cuore. tanto che a un certo punto hai anche scritto un libro sui Che bello, triestini. infatti quello però dobbiamo dirlo l'ho scritto prima di partire Ah, perché io lì, questo non lo eh sì, sapevo, non era sono una l'antico 2000, era giornalista l'antico preparata. 2000, l'abbiamo scritto a quattro mani con Claudia Mitri e io dopo proprio quel librino pensavo di essere esiliata, cioè pensavo che a tal punto eravamo state cattive, Cattive, cosa ma, avevi detto di sti poveri e niente, triestini? appunto, che tutto non se polchi, che la fissazione del mar, le babe, le baba, le vece, le sevece, e che appunto tutto non se pol, che l'orizzonte si è ristretto, tante di queste belle robe, e allora noi ci aspettavamo che a un certo punto qualcuno ci dice, aspetta, com'era la consecutio, mi sono persa, vedi, mi hai fatto parlare in triestino con i congiuntivi condizionali. Insomma, noi pensavamo che a un certo punto ci arrivasse l'esilio, quasi la carta d'esilio, andatevene, perché insomma a Trieste non puoi stare se non la ami di un amore spassionato E invece e invece. facevate più vendite della Fallaci. Brava, è vero, questa è una nota incredibile, veramente. Più vendite della rabbia e l'orgoglio. Cioè, si ora uccia la Zendada a Cior, le Luganiche sotto banco, e questo vendeva più della rabbia e l'orgoglio di quell'epoca delle Torri Gemelle, la Fallaci arrabbiata. Ecco, intanto arrivano dei cani, ti prego di inquadrarli, perché ripeto, sono un po' la parte migliore, la parte più spontanea. Vieni qui, anche questo è molto carino, un po' più spelacchiato. Però come dice la Franca Valeri, no? La felicità è nelle piccole cose, non so, un fiore, un orologio che riprende a funzionare, un cane che fa la cacca, lo dice la Franca Valeri, quindi ormai possiamo Veramente? dirlo tutti noi. E sì, perché è un momento simpatico, no? Dice, ma allora funziona, il suo intestino è funzionale. Ah, stavamo parlando del libro sui triestini.
Come si intitola? Non mi ricordo il titolo. Allora, Triestini, No se Paul e De Cani, anche parliamo di cani nell'ultima edizione, perché credo che Trieste sia una delle città con più alto tasso di donne single con cani. Perché insomma le donne triestine hanno una certa quale indipendenza, no? E quindi eventualmente si accompagnano con un cane. Il famoso Can de Trieste. Il famoso Can de Trieste, grande omaggio, baciamolo nel cielo, Lelio Luttazzi. Solo davanti a un fiasco de vin, quel fiol de un campo alle feste. Questo devo dirtelo, è venuta mia madre ad assistere alla presentazione di un libro che tu hai moderato, sì, e mi ha detto che tu hai cantato un paio di canzoni di musica leggera mandando in visibilio. Ma che bello, pubblico. No, ma la mamma mente, e quindi diamo un saluto alla mamma, ciao mamma, ecco, così si fa. E cos'è la musica? La musica è la vita, la musica muove il mondo, la musica muove le lancette di questo orologio, è capace. Una musica può fare veramente tutto, può salvarti dall'orlo del precipizio. E quindi la musica è veramente tutto. Io ho studiato pianoforte seriamente per 10 anni al conservatorio, però ecco, ai saggi mi tremavano le gambe, era tutta una tremarella. Pensavo che non mi sembrava il caso di farne un percorso professionale avendo una simile così imbarazzo, non ho una tenuta di nervi, di... Mentre a parlare, insomma, mi viene facile, però appunto, come dici tu, la musica rimane dentro, quindi se ogni tanto mi lascio andare possono uscire anche delle cose belle. Eccolo! Furia cavallo del West! È andato via. Diciamo che io non riesco a prendermi sul serio, quindi non riesco a darmi una definizione, mi piace giocare forse con le cose che faccio, cioè c'è una parte serissima, noiosissima e pesante, poi un'altra più giocosa, quindi non riesco a darmi una definizione, no? Non ce l'ho mai fatta. Blogger, ti sta bene come definizione? È troppo poco, perché da quelle pagine vuoi uscire. Ah, vuole uscire, parliamo nel blog Le Cosmeticomiche. Le Cosmeticomiche è nato nel 2005, dopo proprio un concerto di Jovanotti adrenalinico, che finiva con questa canzone intitolata Coraggio. Coraggio! Questo è un mondo selvaggio. Coraggio! E io dopo ho detto, ragazzi, qua dobbiamo anche facciamoci coraggio. Io ero a Roma da 2 anni, non è che la sfangassi alla grande, quindi non è che si fa proprio la vita da una babbe, no? Quando decidi di puntare su te stesso, su te stessa, cosa che Martina Sereni sa molto bene, vedete la telecamera, e non è che facciamo la vita da vacanze romane. E il blog mi è servito tantissimo per riversare quello che mi succedeva durante il giorno e che poi in parte ho sfruttato anche alla radio, dei piccoli ritratti della vita quotidiana, sugli autobus, al mercato, in casa, perché è 10 anni che condivido un appartamento con altre persone di passaggio, e quindi è molto divertente anche questa vita condivisa. Avrei potuto vivere da sola in un piccolo appartamentino a Trieste, la scelta di vivere con delle altre persone qui a Roma sento che mi ha dato moltissimo, molto più dei problemi che poi naturalmente ci sono e che essenzialmente sono: è finita la carta igienica, è possibile che sia sempre io a doverla comprare?